noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? Vabbè, io giocavo a calcio già da parecchi anni e quando intorno ai 14-15 anni è arrivata la chiamata dai del Rimini, la possibilità di andare fuori casa e cioè ad un certo punto uno deve prendere una sorta di scelta, nel senso decidere se continuare o meno determinata sorta di cammino, quindi a 15 anni sia io che la mia famiglia abbiamo deciso di fare questa scelta e diciamo sono partito, sono andato fuori di casa. Tutto da solo, da un bambino? No, solo con la calcio, nessun settore giovanile è importante. Ci sono stati gli allenatori che mi hanno aiutato perché sul diciamo il territorio dove sto io, dove vivo, è un po' più difficile, però tutto ok, tutto bene. Ho fatto le trafile col Chievo, tutte le giovanili, e poi ho giocato un anno in eccellenza e quest'anno sono in Serie D. Io quando da piccolo ho cominciato in una scuola calcio vicino a casa, poi da lì mi ha preso il Palermo, ho fatto il settore giovanile lì fino alla primavera, con quello ho fatto il ritiro e poi sono passato alla Torres in eccellenza l'anno scorso. Alla fine penso che andare via dal Palermo sia stata la mia fortuna, perché l'anno scorso ho fatto bene con la Torres, ho fatto il torneo delle regioni alla rappresentativa, quest'anno appunto c'è pure tu, quest'anno stiamo facendo bene, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, stiamo facendo bene in Serie D, siamo primi, stiamo partecipando a questo torneo di Viareggio che è la vetrina più importante per un giovane, penso. Quindi penso proprio che sia stata la mia fortuna andare via da lì. Io l'ho sempre detto, nel senso comunque la primavera comunque fa parte del settore giovanile, un anno sempre, se è l'ultimo anno del settore giovanile è comunque un anno di crescita del ragazzo, quindi diciamo che si è un po' chiusi dentro questa bolla e si cerca di far crescere il ragazzo. Catapultato in Serie D che comunque ti trovi a giocare con gente di 30 anni, e non è mai facile, comunque trovi sì quello che ti dà una mano, comunque capisci se un ragazzo ti vuol far crescere, ma trovi anche l'altro ragazzo che da te pretende, e quindi diciamo che c'è una sorta di impatto che se uno non ha un buon carattere magari lo subisce, perché magari ha grandi doti tecniche, atletiche, però caratterialmente un po' diciamo debole, quindi magari lo so. L'unica differenza è quella che magari trovi gente anche di 30 anni che ha molta più esperienza di te, io avendo 19 anni, secondo me è una buona esperienza, magari impari di più sotto certi aspetti, però magari perdi in altri, però secondo me anche questo percorso è molto, molto buono. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days of di aver stretto con tutti. No, sicuramente è una bella esperienza che rimarrà dentro di noi per sempre. Va bene, esperienza importante, speravo di andare avanti per ambire a qualcosa di importante, però va bene così. L'ultimo giorno. È finita bene. Gol, assist, però doveva andare un po' meglio prima, doveva iniziare bene. Non ce l'abbiamo fatta, però ce ne andiamo con un mezzo sorriso. Ciao a tutti. Ciao, è stata un'esperienza bellissima e peccato perché non si potrà più ripetere, però è stato bello, sì, emozionante, poi con anche questo fatto della videocamera che non è mai capitato, un'esperienza bella e nuova che
se porterete avanti è una bella iniziativa. Saluto tutti, è stata una bellissima esperienza e ora pensiamo al campionato. Peccato perché meritavamo, secondo me. Ciao a tutti e niente, a presto, non lo so, in bocca al lupo. Speriamo di non arrivederci. No, devo andare che se no perdo il treno. Si lascia la piega. Ciao a tutti, ciao a tutti Italia.